del peggio, sarebbe un ragionamento stupido. Io cito 24 partite perché dobbiamo ricordare storicamente quello che è accaduto. Cosa è accaduto? Pronti via, il Napoli parte senza Higuain, trauma clamoroso per la città, per l'ambiente e per tutti, scopre un centravanti che aveva la maglia numero 99, la maglia numero 9 è rimasta libera per Icardi o chi per esso, che non è stata occupata, ricordiamocelo, e Milik era la ruota di scorta di quello che doveva essere il centravanti, era il prospetto pagato ben 31 milioni, una cifra enorme, da utilizzare come secondo centravanti. L'idea era prendiamo due centravanti al posto del Pipita. Milik pronti via, parte a palla, fa sette gol in nove partite, sì, giusto? Cinque in due in Champions. Parte subito, vabbè, quattro in campionato, doppietta al Milan, parte alla grande. Napoli si entusiasma, il Napoli fa abbastanza bene primo. Fino a Bergamo, è primo infatti. A Bergamo c'è la prima sconfitta con Milik in campo, va in nazionale e si rompe. Tutti ricordiamo il clima di lutto che c'è a Napoli, perché a Napoli si dice è finita. Partono le polemiche contro Sarri, io tra questi che sono sarrano proprio della primissima ora, dicendo ai Gabbiadini lo hai voluto tenere, credi in lui visto che è un signor attaccante e che sia un attaccante, lo ha dimostrato andando in Inghilterra, sta Boutad che non era un attaccante, è finita finalmente. Invece l'idea di Sarri è diversa. Io non voglio puntare su Gabbiadini, voglio puntare su Dries Mertens centravanti. E lo prova lì, togliendo, lo prova. E addirittura non lo prova e non crede in Gabbiadini. Si capisce che non crede in Gabbiadini. E mette Mertens. Non ci ha mai creduto, Umberto. Non ci ha mai creduto, evidentemente perché forse caratterialmente. Che non lo riconfermava proprio. Quello che vuoi tu. Invece no, è stata una fortuna l'infortunio di Milik. Perché cosa accade? Questo che è Napoli, scusate, però se volete farmi finire con questo gioco, io la finisco. Napoli, inizio campionato, c'ha un altro problema, oltre quello dell'infortunio di Milik. Ovvero? Il problema grave si chiama Lorenzo Insigne, che per 13 partite non fa neanche un gol e viene fischiato al San Paolo, fortemente, perché c'è il problema del contratto, mercenario, vattene, non sei degno di Napoli. Quante gliene sono state dette a Lorenzo Insigne? Ma il problema è che Insigne si sentiva messo in discussione, perché lui e Mertens, due giocatori che si stimano tra di loro, si sentivano entrambi messi in discussione e Insigne voleva strafare, vi ricordate tutti i tiri a giro? La fortuna di De Laurentiis è sempre enorme. La rottura di Milik ha prodotto che il Napoli per un mese e mezzo è andato questa in è la storia, questa è la storia. Ma da quando poi nell'anno ha cominciato a funzionare? Però Umberto, hai troppa esperienza per pensare che nell'arco di 38 partite accadono situazioni del genere anche posso finire, squadre. Ma adesso il Napoli, onestamente, quando Sarri dice per migliorare questo Napoli e dobbiamo prendere i top player da 100 milioni, perché i giocatori che possono migliorare questo Napoli è difficile da trovarne. Oggi il Napoli non solo ha una formazione titolare straordinaria, ma c'ha alternative come Milik, come Rog, come Zielinski, come Maximo. Devo fare l'avvocato del diavolo. È una squadra completa. Devo farlo per forza da conduttore. La Roma che passa da perde Florenzi. Dobbiamo prendere il portiere Rudiger prima. Non si capisce niente, un portiere. Nell'arco di una stagione. E poi ho ragione a Paolo. Quest'anno, se fai la valutazione a bocce ferme, come ogni anno dici chi è stato penalizzato e chi è stato avvantaggiato dagli errori arbitrati, il Napoli ha da piangere da qui. Ciccio da Ronda. E guardiamo le cose come Ciccio. Paolo, hai ragione. Successo. Ce l'hai ritrovato. Vabbè, basta poco, vorrei prendere gli applausi, insomma. Basta la verità. Basta la verità! Voi a Roma dovete spendere! Lasciamo stare voi a Roma! Non mi piace, no, ma è così! Sì, però ognuno ha un parere! Non perché esiste una verità assoluta! I giornali stanno facendo un fuoco di fila sul Napoli! Però non esiste una verità assoluta, esistono dei pareri! C'ho tutto registrato e conservato! Aspetta un attimo! Cucci? Ma non si può, dai! Abbiamo sempre parlato di calcio qui! Questo è calcio, Italo. Tu sei mancato 36 volte
e non sai che tutto quello che hai detto te l'abbiamo già detto tutto. E dobbiamo venire a fare che cosa? Non posso dire quello che sei, la radio? Non posso venire a dire quello che penso? No, ma per la Madonna, non posso dire, Italo. Ma ci vuoi dare delle lezioni? Con tutto rispetto alla tua carriera, posso dire quello che penso o no? Ah, il tono di uno che vuol dare delle lezioni. Io abbiamo già detto tutto. Semmai sei tu che dai lezioni dall'alto del tuo magistero. Beh, se per carità, io mi inchino. Se permetti, però ho diritto di dire quello che penso. Ho diritto di dire quello che penso. E sappi che molti napoletani la pensa come me, ma la maggior parte la pensa come me. Chiariello, ma certo, ma siamo a Napoli, non siamo mica a Parigi. Ci vuole poco a sfrutturare. Ma sì, il bello è che in tutta Italia, chi non è tifoso della Roma, del Napoli, hanno visto il Napoli come grande squadra. Io ti ho sempre rispettato. Per volte, il fatto che tu venga a rivelare, male che lui, abbiamo già detto tutto, puntata per puntata. Io ho fatto analisi. Non sono le rivelazioni e gli applausi a scena aperta che ci potevano fare anche tutte le altre volte, perché le abbiamo dette tutte, comprese quelle degli arbitri, quando è stato il motivo di dirlo. Non stiamo facendo il riassunto. Ma se vogliamo negare perché che il Napoli è penalizzato, neghiamo l'evidenza. Sera, il riassunto di questa sera è che si sta a litigare per il secondo e il terzo, mentre per me si deve discutere per il primo. E l'anno prossimo ne parliamo. Non ti preoccupare proprio. Siamo pronti finalmente. Siamo pronti. Sono venuto a Napoli che ero ancora di colore. Sono bianco. Maurizio. E l'anno prossimo. Se vogliamo bene a Napoli. Tutti gli anni e l'anno prossimo. Non dobbiamo. Allora, io credo che l'amore per il Napoli sia assolutamente fuori discussione. Tutti presenti, me credo in particolare. No. Penso di poter dire in me in particolare, penso di poter dire a tutti i livelli. Allora, non facciamo il bene. Ma che facciamo? Del Napoli. Occhio mio! Lascia finire un attimo, dai. Porca miseria, ragazzi, che noia! Ma che noia, che noia! Ci rendiamo conto che la gente a casa si scoccia di sentire questi toni. Si scoccia, si annoia. Non è più la televisione di 30 anni fa dove faceva bene fare così. Non è più così. La gente il canale lo cambia perché non sente. Allora, non facciamo il bene del Napoli a dire che tutto va bene, tutto sono rose e fiori, il Napoli avrebbe vinto il campionato senza gli arbitri. Non è vero. Il Napoli ha pareggiato a Pescara, ha pareggiato col Palermo, ha pareggiato due volte, ha pareggiato due volte col Sassuolo. Maurizio, secondo, sì, non primo. Che cambia? Mi spiegate che cambia? No, ha ragione Italo, non cambia tutto, non cambia niente. Il Napoli deve puntare legittimamente a vincere il campionato. Il Napoli non ha una squadra. Il Napoli non ha una squadra completa. No, il Napoli non ha una squadra completa. Il Napoli ha 11 giocatori fantastici e ha delle. Allora, vi faccio una domanda tecnica. Se invece di Milik se si fa male Caglion. Se può succedere, è un essere umano, no? Insieme di Milik si fa. Quest'anno, nel mese di gennaio, quando è successo a dicembre, invece di Milik si fa male Caglione, che è un essere umano, può succedere. Gioca Giaccherini al posto di Caglione, non hai nessuno, nemmeno da adattare. Se la Roma si fa male Dzeko e se la Juve si fa male Dybala, che c'è? Dzeko si è fatto male, Dzeko è mancato tre settimane e la Roma ha vinto tre. Vabbè, ma a fine campionato ragazzi, quelle allora, partite così. Dobbiamo essere sinceri, perché se facciamo questi discorsi, noi ci limitiamo nella prospettiva. Il Napoli non ha una rosa completa, il Napoli manca di un portiere, manca di un esterno alto, su entrambe le fasce, manca di due esterni. Se diciamo che tutto a posto e che l'anno prossimo si fa sicuramente, deve integrare la società, deve integrare assolutamente e ad alti livelli domanda questi secca, giocatori. Applaudo io perché so chi l'applaude quando aspetta, è un tifoso. Un attimo, non è così. Voglio sapere una cosa, chi ha detto il contrario? Non è così. Ma però sembra la siamo pronti, la siamo arrivati, siamo pronti, stiamo arrivando, l'anno prossimo. Ciccio Maronda, per favore, Ciccio Maronda. Siamo pronti e siamo arrivati. Ciccio Maronda. Mancano un sacco di giocatori ancora. Il Napoli manca in fisicità, manca in esperienza. Ciccio Maronda. Ciccio Maronda. Ciccio. Ok, Ivan, si sente il clima della festa. Si può anche applaudire le giornali. Per esempio Cizzo, questa l'avrei evitata. No, comunque Ivan, si è tenuto il clima della festa. È vero? Vai. Si sente nell'aria. Vabbè, ma è calcio così. Col vostro permesso.